diavoli! Hanno rapito la ragazza! Quei due stronzi. Accelera! Corriamo il rischio di ammazzarci! Vai, fai presto! Sto a tavoletta, la strada è tutta curva! Non fare lo stronzo, cammina! Thank you.
L'hai visto che roba? Questa volta avrei giurato di avere i soldi in tasca. Se fosse entrato al momento giusto... Zitto, non mi dire niente. Io avevo avuto una soffiata precisa. Ecco a lei. Grazie. Senti, vieni subito qui, per favore. No, è Stefano. Si è messo un'altra volta nei guai. Ma l'ho saputo adesso, è accusato di aver partecipato allo scippo. Sì, sempre lo stesso commissario. Senti, ho saputo da alcuni amici, in via confidenziale, che avrebbe un testimone, un guardiamacchine. Va bene, comunque sei tu l'avvocato e vedi di tirarmelo fuori alla svelta, capito? Ciao. Che succede? Da te, fuori da me, lasciatemi! Perché non porti gli occhiali? Tu non ci vedi, è vero che non ci vedi? Ma che state a dire? Tu non hai visto niente, hai capito bene, è vero? È vero? Ma chi è che non devo vedere? Non hai visto niente! Ma io non ho visto chiaro? Niente! Se qualcuno ti chiede è lui, tu rispondi che non l'hai mai visto! Ma io non so niente! Stai attento! Noi sappiamo bene dove ritrovarti e se lo riconosci ti ammazziamo, hai capito? Il commissario qui ce l'abbia contro questo ragazzo è evidente, signor giudice. Perché? Glielo domandi lei, signor giudice, io proprio non lo so. Il fatto è che contro questo ragazzo
Il commissario sta attuando, beh, sì, come si dice, una vera e propria persecuzione. Un giovane di buona famiglia, studente modello, non c'è ragione perché debba canirsi così contro di lui. Dica che è un violento, un picchiatore, un fanatico. Senta, la calunnia è un reato, lo sa. Lei è in grado di sostenere l'accusa con prove e testimonianze, eh? I testimoni purtroppo non ci sono, signor giudice, perché hanno paura. Senta, lei, avvocato, il padre, l'ingegner Donini, state cercando di difendere un delinquente, è così? Un delinquente che si fa beffe della legge. Senta, chi usa la violenza e usa mezzi poco degni di uno Stato democratico è proprio lei. Avvocato, restiamo ai fatti, per piacere. Appunto, signor giudice, c'è stato un tentato scippo da parte di due teppisti e il commissario che si trovava lì non si sa perché, che cosa ha fatto? Anziché inseguire i due delinquenti ha inseguito il mio cliente. E lui, spaventato, non volendo avere grane, scappa. Dopo un inseguimento che è poco chiamarlo mirabolante, il commissario lo raggiunge e lo massacra di botte. Lui era con loro. Quando gli ho intimato di fermarsi, si è ribellato e mi ha assalito. Questo non basta dirlo, bisogna provarlo. Commissario, il perché lei avesse sentore di un reato e si sia mosso da solo senza chiamare nessuno in aiuto, lo spiegherà ai suoi superiori, però per me ciò toglie peso alla sua testimonianza. Ho agito da solo perché non c'era aperta un'inchiesta. Il mio era soltanto un sospetto. E io non ho uomini disponibili da sprecare. Lei lo sa di quanti uomini io possa disporre, vero, signor giudice? Anche ammesso che il ragazzo fosse complice, la violenza da parte sua è assolutamente inammissibile. Lei ce l'ha un testimone? Procediamo al confronto. Conosce nessuno? No, no, lui non c'è, sono sicuro. Tra questi non c'è proprio. Poi io non ho visto niente. Allora, anche questa volta niente da fare. Proprio così, niente da fare. Eh già, piacerebbe anche a me trovare un colpevole che è portato davanti al magistrato, dica: signori, sono stato io. Magari. Il fatto è che se era un ladro di polli, a quest'ora stava già dentro. Ah, certo. Invece il signor ingegnere Donini è influente, ha un sacco di soldi. E molti amici importanti. E allora? Il giudice dice: portatemi le prove. Hai capito? Un commissario non conta proprio niente. Il signore è un maresciallo. Mio figlio mi prende a pernacchia se ci dico cosa. Allora, quel commissario ce l'ha con te, eh? E io so anche perché. Perché? Perché tu sei mio figlio, io ho un sacco di soldi, mentre lui è un morto di fame. Un piede piatti resterà sempre un morto di fame. Sì, ma stai attento, perché a volte più hanno fame, più sono pericolosi. Basta. Tu vuoi diventare qualcuno nella vita? Mm-hmm. E allora cerca di fare attenzione. Alla tua salute, Stefano. Povero commissario. Con noi non ce la può fare nessuno. Un brindisi a Stefano. A noi. E in culo a tutti i poliziotti stronzi. Ricordatevi. Ci sono tre categorie di uomini. I vermi, che sanno solo strisciare e leccare i piedi. Poi ci sono gli schiavi, che debbono obbedire perché senza cervello né volontà. E infine ci sono i dominatori, quelli che comandano. I veri uomini che hanno il potere, la forza, tutto. Se non vogliamo essere schiavi o vermi, dobbiamo essere i dominatori. A noi, ai dominatori!
Stefano! Bruno! C'è state? Apriamo. Sì. L'eroe delle capannelle. Ah, state qui. L'ho cercato dappertutto. Butta fuori questo verme. Ah, giù le mani. Te la sei fatta sotto, eh? Di la verità. Non mi provoca. Io non c'ho paura di nessuno, capito? C'è mancato poco che beccassero pure Bruno. Ringrazia Stefano che ha sistemato tutto. Non mi mettete paura. E so anche pronto a dimostrarvelo. Buffone! Solo Stefano mi va buttato fuori. Dai, bastamelo! Ma guardatelo, fa sul serio, fa. Lui si fida di me. Basta così. Lasciatelo stare. Marco ci serve per una faccenda importante. Sentito? Che v'ho detto? Stefano c'ha fiducia di me. Devo stare a casa. Ti accompagno io. Così finalmente conoscerò i tuoi genitori. Io ti voglio bene veramente, sai. C'è qualcuno? Aspetta, bello, che ti veniamo a dare una mano. Monta in macchina, andiamo via. No!
pure guardoni e non ti vergogni. La tua ragazza non vale niente, te la puoi tenere. E insegnale a fare l'amore. Se no torna qui domani che ci penso io. Già. Elena! Signor commissario, avevano i caschi. Impossibile riconoscerli. Già. E lei è in grado di dirci qualche cosa, signorina? No, sembravano mostri. Sì, ma come erano vestiti? Avevano dei giubbotti di pelle, scuri. E le motociclette? La marca? Almeno qualcosa, potrete dirmelo, no? No, non credo. Non saprei dirle la marca. E il numero della targa? Non l'avete visto? No, non ho visto niente. Commissario, se mi permette, ho qui dei cataloghi di motociclette. Tanta volta servizio. Bene, bene. Ecco qui. Guardate, saprete riconoscere tra queste foto. Io mi domando, ma che ci vanno a fare in posti così isolati, commissario? Ah, beh sì. E che vuoi che ci vadano a fare? Si fanno i fatti loro, no? Beh, di questi tempi fatti loro potrebbero farsene pure a casa. Ricordo che la moto che ci è venuta avanti aveva un numero. Che numero era, se lo ricorda? Si sforzi di ricordarlo. Mi pare... 71. 71, ma non sono sicura. Sono confusa. Ah, figlia mia, il numero è importante. A quest'ora avremmo risolto il problema. Ah, ora ricordo. Era da motocross. Oh. Commissario, la moto mi sembra questa. La morte di Marina Poletti, figlia del noto importatore di carnetto. Possibile che la polizia non riesca a fare piazza pulita? Dovrebbero veramente fare piazza pulita. Tempo ai quattrini risparmiati. Gesto di violenza carnale subita da una giovane che passeggiava con il fidanzato nei pressi dell'Appia Antica. Roma, con Milano, Torino e altre città italiane, sta togliendo il primato della criminalità e della violenza a città ben più famose come Chicago, New York e Londra. La cittadinanza è veramente preoccupata e spaventata. Io esco di casa con i soldi contati e con una vecchia borsa. Qui scippano tutti i giorni. Hai sentito di quella povera ragazza? L'hanno violentata in due. Ah, io ho spedito mia figlia al paese dai nonni. Hai fatto bene, qui è un macello, non si vive. Andiamoci. Ti dirò, mia moglie ha paura di uscire la sera. E con tutto quello che succede? Non ne parliamo. La notte si sente sparare come in un film. Due sull'uno e uno sul quattro. Devi procurarti un'arma nuova. Perché ti ostini a usare questa specie di catenaccio? Dobbiamo raggiungere in tutto la perfezione. Tre colpi devono essere tre centri. E molto dipende dall'arma. Che cosa ci fa tutta questa gente? È gente mia, tutti fidati. Se non vuoi finire nella merda, impara a non fidarti di nessuno. E non farmi trovare altra gente fra i piedi un'altra volta. Va bene, va bene. Che figura, un colpo sull'uno e l'altro fuori. Sai provare anche a me? Guarda che questa è una pistola, non è un uccello. Tieni, pupa, prova con la mia. Lascia. Ma chi sei, James Bond travestito? Me la cavo, eh? Altro che. Tieni, controlla bene. Sono 200 dosi di bianca. È un sacco di roba. E questa volta ci devi fare un lavoretto come si deve. L'ordine è che la merce venga distribuita gratis. D'accordo? E coi distributori come ci regoliamo? Se ne possono trattenere una ogni 20. Ma ne abbiamo sempre data una ogni 10. Sì, ma questa volta si regala. Serve per la propaganda, chiaro, no? E io che cosa ci guadagno? Tu? Per adesso niente. I guadagni verranno dopo, quando riusciremo a vendere ai nostri prezzi. Vedrai, ci rifaremo. Voglio una nota precisa di tutti quelli ai quali viene distribuita la roba. E niente scherzi.
Lo sai, vero, cosa significa scherzare con noi? Mi conosci, no? No, dai, non qui davanti a tutti, dai. Ma va là, che proprio davanti a tutti è più bello. No, caro, non si fa così. Vuoi dirmelo tu? Come devo fare? Ma certo. Piantala, Arturo. Io l'ho vinta con questi dadi. Se vuoi, me la posso rigiocare. Ok. Adesso ci divertiamo. Sì. Allora, Playboy, se vinci tu, ti fai Miriam. Ma qui, davanti a noi, così ci divertiamo tutti, eh? Ok, mi va bene. Però se vinco io invece, allora, mio caro, vedremo quello che dovrai fare. Lo deciderò a tempo debito. Su, spogliati. Fai vedere quello che vale il piatto. Il piatto non c'è male, ma vorrei vedere anche il contorno. Va bene, Playboy. Miriam, facci vedere anche le gambe. È di vostro gradimento? Levati, Arturo, gioco io. Ok, capo. Tocca a te. Un bel punto, bravo. E adesso tiro io. E voilà. Ho vinto, carissimo. Vedi, resterai sempre un fregnone. I dadi sono truccati. Ma con tutto quello che mi è costata, pensavi che me la giocassi veramente questa puttanella? Commissario, ho accertato che le moto di Cross non hanno targa, però hanno un numero che è omologato. Fammi vedere. Basta guardare che appartiene quel numero. Ah, Stefano Donini. Dovevo immaginarlo. Sempre tra i piedi me lo devo trovare. È un destino. Già. E questo è il dossier che riguarda il nostro amico. Se continua così, diventerà voluminoso. Lo pregherò. Certo, perché sarei venuto a prenderti, se no. Allora andiamo in un posto tranquillo. Sì, allontaniamoci un E questa che? Eroina. È molto meglio della solita robaccia. Non c'è sto. Non mi piace la schischetta. Questa la devi distribuire. Per te ho portato la solita metedrina. Eccoti le tue pasticche. Per adesso l'eroina la devi distribuire gratis. Mi sono spiegato bene? E voglio la lista di tutti quelli a cui dai le dosi. Non vedo l'ora che arrivino le vacanze. Mi sono proprio stufata, chi lo dice? Sta tranquillo. Ciao a tutti. Marco, non vieni a casa? Ecco, vengo. Ciao, Stefano, non ti si vede mai. Sei l'uomo dei misteri. Non è vero. Uno di questi giorni ti porto a ballare. Veniamo anche noi. Io ballo meglio di tutti. Ve farò vedere. Allora, se ci sei tu, ci vengo anch'io, Marco. Te saluto. Ehi, mi raccomando. Vieni, Giovanna, t'accompagno. Andiamo, va. Hai una moto da cross, numero 71? Io sono il signor Donini, commissario. Dove eri ieri sera, fra le 5 e le 6?
Non le risponderò, signor commissario, se prima lei non mi chiama signor Donin. Ieri sera dei ragazzi, una coppia, è stata massacrata. E la ragazza ripetutamente violentata da due teppisti lazzaroni come te. Posso verbalizzare, signor commissario? E io che c'entro? La tua moto ha il numero 71? Ma i numeri si cambiano ad ogni corsa. Può essere falso o letto male. Con questa sola prova, egregio commissario, i miei avvocati la coprirebbero di ridicolo. Io conosco bene le tue prodezze. Aggressioni, violenze, porto abusivo di armi. Allora ci posso scrivere pregiudicato? No, gli è andata bene. Prosciolto, sempre prosciolto. Voglio sapere dov'eri ieri sera fra le 5 e le 6. In una fattoria, in campagna, con i miei amici. Almeno una decina potrebbero testimoniarlo. 10 porci come te. Conosce Nietzsche, commissario? Spiega che la condizione generale del mondo è il caos. Quindi la creazione equivale a porre ordine ed è volontà di potenza. E chi crea deve dominare per imporre la sua legge. Tu dunque saresti un creatore, uno che si fa la legge da solo. È così? Bisogna imporre la propria volontà per poter creare un nuovo ordine. Ed è solo questo quello che facevi ieri sera, tra le 5 e le 6? Smettila di darmi del tuo, hai capito? Quanto guadagni al mese? 300.000, cioè quanto la mia cameriera, eh? Molto bastardo! Commissario, si può sapere perché continua a perseguitare mio figlio? Lo chieda a lui. Se lei ha qualche contestazione da muovergli, sia chiaro che il ragazzo ha diritto all'assistenza di un avvocato. Se lo porti via. Ma faccia attenzione che non mi capiti mai più fra i piedi. Commissario, non è la prima volta che lei si prova con mio figlio. Badi a non fare altri passi falsi, se ci tiene al clima di Roma. Ah, sì. Prima o poi suo figlio si metterà in un brutto guaio. E allora la colpa sarà soltanto sua, perché ha imparato da lei. Io... Te lo ricordi bene. Senta, commissario. Lascia stare, papà. Con questo signore me la cavo da solo. E ora potete andarvene. Sai che ti dico? Per me quel ragazzo finisce male, non c'è dubbio. A chi lo dice? E quello che mi scoccia è che questa rogna sia toccata proprio a noi. Ma rogna? Se non era questa, era un'altra. Purtroppo hai ragione. Io però c'ho un chiodo in testa. E cioè, quale sarebbe questo chiodo? Sai, è per la deposizione di ieri sera, mi capisce, signor commissario? Sì, certo. Il potere, l'uomo nero e il signore Nicco, si sapendo come si chiama. Insomma, di questo complice non si era mai parlato. Va, quello è morto. E le fregnacce non le faceva, le scriveva soltanto. Ora ti mollo, vado in palestra e poi a cena con Bianca. Mi è fortunato, io questa sera c'ho mia suocera e mio cognato con la partita a 7:30 a 50 lire appunto, sai che divertimento. Non credere che io mi divertirò. Quel figlio di puttana di Stefano Donini è diventato un chiodo fisso. Proprio così. Ma che fai, mi investi? Ammazza, l'oggi proprio non va. Si è spenta di nuovo questa. Vedi, tu dei motori te ne intendi. Vediamo un po'. Vediamo che si può fare. Proviamo con questo. Ecco, vedi? Questo è un portafortuna. Soffia. Prova adesso. Hai visto? Ma che gli hai fatto? Una magia. Ammazzala come funziona bene. E tu non sai chi sono io? Perché? Chi sei? Il mago Merlino. Anvedio, sei un mago. Commissario Merlino, ma che fici? Il mio portafortuna ci ha regalato. Perché? Alla tua età credi ancora alla fortuna? Beh, insomma, ci sta. Dai, fa un giro, vediamo un po' come va. Hai visto? Bravo, gira, gira. Basta per oggi. Ancora poche lezioni e saresti pronto per il prossimo campionato. Già. Con quello che accade a Roma, altro che campionato.
Il mio campione è tutto sudato. Fatti una doccia, caro. Se mi saponi tu, però. Io sono troppo stanco. Stai attenta, Bianca. Tutti i poliziotti hanno sempre qualche trappola pronta. Quando ti rivedo? Come sempre. Soltanto fuori orario. Non mi piace che si sappia che un poliziotto impari lo judo, il karate o il pugilato. Perché? I fuorilegge avrebbero più timore se sapessero che siete pronti a tutto anche senza la pistola. Beh, ciao. Io mi domando perché fra 4 milioni di abitanti di Roma mi sono innamorata di un poliziotto. Ma chi te l'ha fatto fare? Da piccolo giocavo spesso con i compagni a guardie e ladri. E io facevo sempre la guardia. Scommetto che le prendevi sempre. Proprio così. Io ti voglio bene. E credo di capirti anche. Questo è il tuo lavoro e ci credi. Ma tu, al mio posto, lo sposeresti un poliziotto? Io sì. Perché vedi, se fossi al tuo posto, saprei che il mio uomo rischia la pelle solo se sei costretto. E tu sei il mio portafortuna. Succede? Che volete? Non temere. Non te l'ammazziamo, il tuo bel commissario. Fai conto di stare al cinema. Adesso mi viene a parlare di cautele e di legge. Ma che cazzo avrei fatto io? Ho costruito 4 palazzi, 200 appartamenti. Ho dato del lavoro agli operai. E adesso sto pretore di merda tira fuori la storia della licenza. Mi mette tutto sotto sequestro. Minaccia la demolizione. Cosa? Non mi raccontare stronzate. Ho pagato decine di milioni per ungere le ruote. Ricordagliela, sua eccellenza del cazzo. Sì, sì, certo è così. E guarda che prima di essere rovinato io, vi rovina tutti quanti, compreso il ministro. Senti, io non sono un coglione, i soldi lui se li è presi. Beh, adesso deve tirarmi fuori dai guai, faglielo capire. Pure la finanza ci si è messa di mezzo. Hanno tirato fuori 5 anni di dichiarazione dei redditi. Certo che hai denunciato pochino, neanche 2 milioni all'anno, caro mio. Qui ci sono gli estremi per il mandato di cattura. Se devo andare in galera io, prima ci faccio sbattere mezza Roma. Sta tranquillo che in galera non ci vai. Cerchiamo piuttosto di sistemare le cose col pretore. Sto delinquente, sto morto di fame. Ma mi dici che gli è preso? È uno di quei giovani che si sono messi in testa di fare i moralizzatori. Cercano un po' di pubblicità. Devi fargli sapere che con me non la farà franca. Cercheremo di sistemare tutto. Calmati ora, Sei diventato famoso, papà. Tutti parlano di te. Quel pidocchioso di pretore.
Ne parlano tutti i giornali. Lui è l'eroe di turno ora. E io sono diventato il bieco speculatore, il capitalista da abbattere. Io che ho fatto sempre mangiare tutti, capisci? I soldi non possono tutto. Ehi, cosa credi? Non finisce mica così, sai? Certo, papà, che non può finire così. Subito la faccenda dei cantieri, Donino, e nel senso giusto. Questo è solo un piacevole avvertimento. Non sarai tanto coglione da continuare a fare l'eroe, perché altrimenti la prossima volta ci lascerai la pelle, capito, onest'uomo? È morto. Peggio per lui, servirà di lezione agli altri. E adesso cosa ne facciamo? Portiamolo via.
cosa ti sei messo in testa? Che siamo dei milionari? Tuo padre ha un buon posto e anche rispettato. Ma è uno che i suoi soldi se li suda lavorando dalla mattina alla sera. A 350. Una moto da un milione e più. Che scherzi, ringrazia Dio che c'hai il motorino. Ma se tu gli compri la moto, io come posso prendere il suo motorino? Che studia. E prenditi sto diploma. Così guadagnerai un po' di soldi e qualche capriccio te lo potrai levare. Oh, hai rivisto Stefano? Quello sì che c'ha i soldi. Lascialo perdere, è meglio. E perché? A me è simpatico. E poi a me mi piace frequentare gente come lui. Vediamo un po'. Voi lo conoscete, il pretore che abita in questa palazzina? No, io non conosco nessuno. Eppure avrete visto qualcuno qua intorno. Voi altri siete sempre qui, no? Beh, sì. E allora dovreste sapermi dire qualche cosa. Io no. Senti, tu non abiti qui? Sì. Beh, devo dire che non mi siete stati molto d'aiuto. Non importa. Noi non abbiamo visto adesso niente. Tornate a giocare. Ciao. Ma che è un poliziotto? Non lo vedo. Commissario, che fa? Ha trovato un braccialetto? Sì, e so anche a chi appartiene. Ah, certo. Potrebbe anche essere del nostro amico, ma ci manca il braccio, il corpo e la testa per portarlo al giudice come prova. Lo so bene. Hai ragione, ma a me basta. Io adesso so quello che è successo. Capisci? E non è certo al giudice che io lo porterò. Andiamo. Ma perché ti è antipatico, Stefano? No, non lo so, non è il mio tipo. Meglio Marco, allora? Certo, molto meglio. Lui mica si dà tutte quelle arie. Tu non capisci niente. Eccolo. Ciao. Ciao, Stefano. Ciao. Quando è che ti fai vivo? Oggi non posso, ma ci vediamo presto. Io aspetto ancora di andare a ballare. Hai ragione, scusa. Sì, scusate. Sicuro. Ciao, Stefano. Ciao. Ciao. Hai distribuito tutto? La lista dei nomi. Ma io che ci guadagno? Questa volta è gratis, per propaganda. Ora ci diranno i prezzi e ci sarà da guadagnare. Di un po', la lista è precisa, sì. Ehi, è tutto regolare, ma io voglio la grana. Tu la metetrina me la fai pagare. Ehi, che succede, Marco? Vedo che ti sei fatto venale. Vuoi metterti da parte il gruzzolo, vero? Senti... Tu con me potresti arricchirti, però ci vuole coraggio. Io sono pronto, mettemi alla prova. Va bene, intanto pigliati questi. Grazie. Se ti vede Agostini te la ruba quella moto. Sì, spirito, che ti converrebbe prendere l'autobus. Faresti prima. Sì, fatemi comprare una moto e poi ve faccio vedere io. Che cosa? Ve faccio neri a tutti. I pitturi. Intanto facci vedere quello che sai fare, su. Guarda che bidone. È sempre una mezza calzetta. Anzi, un pedalino bucato. Perché non mi presti la tua? Prestemela. Dai. Poi la dovrei far disinfettare. Su, contenta il pupo. E avanti. Dai. Prestemela un momento soltanto. Ehi, Arturo, dagliela. Vediamo che sa fare. Ma di un po', ci sai fare? Sei capace? Certo. Su, forza, fammi salire. Ora vedrete. Thank you.
la mia moto! Quello te lo ricompro, quel bidone. Non è successo niente, vieni. Lo sapevo che finiva così. E adesso il pupo se ne va a casa. Ma piantatela, parlate bene voi. Con quelle moto lì è facile. La mia invece è un catenaccio. Salve, signor Donini. Sono venuto a riportartelo. È tuo, non è vero? Certo. Ma lei perché si è preso tanto disturbo, eh? Beh, diciamo, perché mi stai molto a cuore. Che faccia di brutto. Si è preso il ciondolino e si è messo pure a ridere. L'avrei strozzato. Niente mandato di cattura. Mi hanno sparato addosso, hanno ammazzato il bambino, fatto sparire il pretore. Perché si è permesso di disturbare la banda Donini? Questo non le basta e lei mi chiede delle prove. Le sue sono soltanto supposizioni e non sono sufficienti. Per un mandato di cattura ci vogliono prove circostanziate. Ci vogliono fatti, testimoni, qualcosa che li metta con le spalle al muro. E lei tutto questo non ce l'ha. Anche se sono convinto che ha ragione, io devo pensare alla mia carriera. Anch'io, signor giudice, devo pensare alla mia carriera. Ma l'idea di questi sciacalli in libertà mi fa incazzare. Il suo dovere è di proteggere i cittadini e non di pensare alla sua carriera. Lei mi sta insultando, commissario, non esageri. Ha ragione, io invece alla mia carriera non ci penso mai. Stia attento, De Gregori. Lei sta oltrepassando la misura. Le chiedo scusa. Io esco. E dove vai? Fuori. Fuori? Ma a casa quando cercai, me lo dici? Ma se può sapendo corri tutti i giorni e tutte le sere. Oggi te ne sei stato fuori tutta la giornata. Adesso te ne riesci. Ma quando è che studi? Ma lo dici quando studi? Ho studiato. Oggi sono stato a casa di un amico. Ah. Chi è? Sono Stefano. C'è Marco? Ciao Stefano. Entra, vuoi prendere qualcosa? No, grazie, ho freddo. Tu hai sempre da fare. Ti sono forse antipatica. Ma che dici? Che vuoi? Ti devo parlare. Andiamo. Ma un momento ti puoi fermare. Un'altra volta. Quando è che ci vediamo? Beh, mi metterò d'accordo con Marco. Sì, così vedremo di passare un pomeriggio o una serata insieme. Va bene, ciao. Ciao. Ascolta, qualcuno della tua zona si è cacato sotto. Vuole farsi disintossicare, sta spifferando tutta la polizia. Bisogna dargli una lezione che serva anche agli altri. Deve essere chiaro che a noi non ci fregano. Devi trovare chi è. Vabbè, lo troverò. Ma è una faccenda che non mi piace, ormai sono sputtanato. Sta tranquillo, ti proteggiamo noi. Ma questo bisogna pizzicarlo. Anche nel tuo interesse e nell'interesse della tua zona. Belle parole, ma il fatto è che voi non mi fidate ancora di me. E pensare che c'è un colpo grosso da proporvi. Parla, di che cosa si tratta? Della fabbrica dove mio padre fa il magazziniere. Venerdì ci stanno le buste paga. Gli operai staccano alle 5, un quarto d'ora dopo vanno alla casa. Per tutto questo quarto d'ora resta soltanto il cassiere coi soldi. Ne sei sicuro? Io sono sempre sicuro di quello che dico. Bene, allora parliamone con calma. Ho chiesto una parure completa, due pistole e una. Ti becchi le 300.000 e non fai domande. È un prezzo più che giusto, no? 300.000? Ma che te sei ammattito? Non fare lo stronzo. Vorrei parlare come parli. Ci devi mettere un'altra 500.000 lire sopra. Ma io le voglio solo in affitto. Sì, ma io non sono andato ieri. Se poi le metti a sparare... L'armi sono segnate, lo sai. E io non voglio rogne. Tu mi fai un bel deposito e se me le riporti pulite puoi essere pure che te lo restituisco. Ma che c'è? Non ti fidi? Amore, non rompere i coglioni. E se poi te fanno fuori... A me la merce chi me la ripaga? Allora le compro, non voglio discutere con un tipo come te. Mo' sì che l'hai capito.
È tutta roba fine, le precisioni. Ti distrugge la volontà. Noi dobbiamo essere forti. Hai dimenticato che cosa abbiamo da fare domani, maledetto cretino? I capigli, le leggi, l'opinione pubblica, i politici, la magistratura che avanza coi piedi di piombo, ma non si rendono conto che abbiamo le mani sedate. Ma che cosa vuoi fare? Non puoi metterti ad arrestare tutti quelli sospetti. Ma no, io ho decine di indizi che sono prove per me, per mettere dentro un branco di carogne assassine. E il signor giudice vuole prove sicure, di ferro, e intanto quelli continuano a fotterci. Ma a quest'ora gli operai hanno staccato. Tu aspettaci qui. Mi deve scusare, ma sono in cassa malattia, così ho pensato di venire 5 minuti prima per non fare la fila. Quando si tratta di soldi, sa. Ma sì, sono pronti. Questo è mio figlio, ha visto che giovanotto? Che nessuno si muova. Le mani alzate contro il muro. Presto! Su, forza! Presto! Sbrigati a prendere i soldi. Papà, che è vero quel mitra? Buono, sei buono. State zitti o vi ammazzo. Fermi! Fermi la testa! Io! Mamma! Ma che hai fatto? Mamma. Sei impazzito! Via, via! Maria! Mamma. Maria! Maria! Centralino, c'è stata una rapina. Chiama il 113. Imbecille, da dove usciamo? Di là, quella porta. Vengo io al posto di Marco. Di qua, venite! E indietro, indietro! Circolare! Che c'è? Che succede? E quello è ancora vivo.
Avete trovato niente? Li abbiamo trovati così. Fai venire un'ambulanza, su. Sì, è ancora vivo. Ha bisogno di niente? No, grazie, allontanatevi. Presto, rintracciate il commissario De Gregori. Precedenza assoluta, urgentissimo. Un massacro, signor commissario. Il giovane ferito è uno dei nostri sospetti. Gli hanno ucciso il padre. Venga subito. Va bene, arrivo. Forse ci siamo. Forse abbiamo l'esca e le prove che i signori togati aspettano. Vengo con te. Non dire sciocchezze, stammi alla larga. Per me o la va o la spacca. Scusami, forse hai ragione. Un poliziotto è meglio perderlo che trovarlo. E tuo fratello? Non c'è Marco? Ci raggiunge più tardi, intanto possiamo andare. Che facciamo? Marco è sempre il solito. Se ci sono io lui non viene mai. Speriamo che venga. È bella. Forza, si parte! Dai, non fare la solita guasta feste. E invece è un posticino carino, lì. Di un po', Stefano, ma non dovevamo andare a ballare. Era tanto che me lo promettevi. La chiave, Stefano. Tirala fuori. No. Avanti, Stefano, ne ho bisogno. No, oggi no. Ti prego, dammela, ne ho proprio bisogno. Ho detto no. Ho detto che ne ho bisogno. Oggi dobbiamo restare lucidi, lo vuoi capire? Ma non puoi dirmi di no, mi sta venendo una crisi. Grazie. Ma che hanno da guardare? Andiamocene. Ma che dici, aspettiamo, ora viene anche Marco. Sigaretta? No, non la voglio, mi sa che sono drogati. Ma che drogati, è solo erba, canapa indiana. Io l'ho già fumata, fa solo girare un po' la testa. No. Fuma? Che fuma? Divertente, non ti pare? E che ne dite? Mettiamo un po' di musica? Perché no? Sta tranquilla, ora arriva il tuo Marco. Ma che ci troverai poi? Dottore, che mi dice del ferito? È in stato di shock ed ha perso anche molto sangue. Ma non è grave. Il proiettile lo ha preso solo di striscio. Pensa che se la caverà? Sì, sì, se la caverà certamente. Scommetto che non lo posso ancora interrogare, eh? Ah, no, penso che sia meglio domani. Va bene, a domani. Ah, alloggiati bene, questo tipo ci consentirà di fare una bella arretata. Sia tranquillo, maresciallo. Ci credo che deve venire. Piatta, non fare lo stronzo. E non dirlo mai più che non mi credi. Non sopporto che mi si dia del bugiardo, hai capito? Che succede? Lasciami stare, Bruno, ma che fai? Stefano, che ti prendi? Forza, spogliati. E subito. Pidocchiosa, brutta puttana, che sei venuta a fare qui? Ti voglio nuda come un verme. Porco! Allora è solo per questo che mi hai portato qui! Sei un mascalzone! Ferma! No! Ferma! Ultime notizie della sera. Un tragico tentativo di rapina è avvenuto qualche ora fa in uno stabilimento industriale sulla via Pontina nei pressi di Roma. Tre individui armati e mascherati sono entrati nell'ufficio cassa con l'intento di rubare le buste paga degli assenti.
Il colpo è però andato a vuoto per l'intervento del guardiano, che ha coraggiosamente affrontato il... Non ti preoccupare, Giovanna. Adesso ce ne andiamo. È rimasto ucciso il guardiano della fabbrica, Giuseppe Liberatori, di 52 anni. Il papà, Marco, Marco! È trovato in stato di shock accanto al padre. Inoltre è stata uccisa una donna, tale Rosaria Mondelli, di 29 anni, che si trovava nell'ufficio... Lasciatelo andare, andiamo via! Che ne facciamo di questi due? Beh, per il momento ce le scopriamo, poi vedremo che cosa farne. Sì, ottima idea. Mio padre, come sta mio padre? I tuoi amici l'hanno ammazzato, ma tu forse sai dove si sono nascosti. Li stiamo cercando. Dove sono? Bisogna prenderli. E prima che combinino degli altri guai. E tua sorella dov'è? Sai dove può essere finita? Commissario, ha detto che non lo interrogava. Non lo vede come è ridotto. Sì, certamente. Hai ragione, Torrini. Tu pensa bene a quello che io t'ho detto. Quei tuoi amici sono dei delinquenti. Commissario, perché non andiamo a fumarci una sigaretta qui fuori, eh? Ne abbiamo bisogno. Sì, e ti offro anche un caffè, Peppino. Grazie. Tanto non può certo fuggire così conciato. Ah, questo è sicuro. Thank you.
Lascialo, Don Maggio! Sei morto allora. Ma questa è la volta buona. Alla fine, bell'imbusto. Non c'è papà. Non c'è l'avvocato. Non ci sono le bustarelle. No, no. Ma non ti voglio ammazzare. Sarebbe troppo facile anche per te. Un bel colpo in quel cranio marcio e tutto finirebbe. Sarebbe troppo comodo, no? No, no, no. Vuoi darmi qualche soddisfazione, vero? Pietà. Avanti, assassino, in piedi! Queste sono solo carezze! Assassino! Pensa se ti consegnassi ai genitori della bambina, alla madre del preso, alle ragazze violentate, a quei disgraziati della fabbrica! A loro dovrei consegnarti! Assassino. Purtroppo non posso. Posso solo arrestarti. Perdono. Perdono. Commissario De Gregori, mandate la squadra e il medico legale. Ho arrestato Stefano Donini. Ci sono le prove e un testimone pronto a parlare.